Chiefs e Chips è appena iniziato, ma le sorprese già non mancano. Oggi abbiamo la fortuna, l'onore e il piacere soprattutto di avere qui con noi Edmondo di King of Truffle, arrivato direttamente dal Molise. Sì, ciao, in realtà l'onore è tutto il nostro. Abbiamo lavorato insieme con Good Food per circa un anno per mettere su un progetto che secondo noi è validissimo. Quindi non si tratta qui di vendita di prodotti, ma di esposizione di un progetto che secondo noi è assolutamente determinante, molto importante, perché si parla di tutela ambientale, di protezione di un prodotto di grandissima qualità. Quindi con Good Food abbiamo fatto un discorso veramente di lungo periodo e siamo venuti con grande piacere fin qui a Milano per rappresentare il nostro impegno e per ringraziare i ragazzi che stanno portando avanti una cosa che secondo me avrà un grande successo già anche da subito. Abbiamo attivato da ieri la campagna e Dì a tutti come si chiama la nostra campagna. La campagna si chiama La Tartufaia del Re, che non abbiamo deciso di non tradurre in inglese perché secondo noi vale la pena tenerlo in italiano, perché intendiamo creare un territorio veramente produttore, è anche errato dirlo, però è esattamente così, un territorio che possa produrre un tartufo regale, quindi la Tartufaia del Re, protetta da protezioni. Quali sono i pericoli? I pericoli veri di persone, di animali, e con le piantine che nel giro di qualche anno daranno, si spera, dei risultati, dei tartufi di grandissima qualità. Quindi sostenete la campagna della Tartufaia del Re e non ve ne pentirete. Esatto, quindi sostenete la Tartufaia del Re, venite a visitarci a Seeds and Chips, noi saremo qua fino a sabato e soprattutto venite a provare le delizie di King of Truffle.